Amici di Marita Caterini, siamo con Francesco Scian che interpreta Alfonso Fofò la mattina in La stagione della caccia. Buongiorno Francesco. Buongiorno. Il personaggio di Fofò entra subito in gioco nel film, però in realtà poi sorprende andando avanti perché aumenta le sfaccettature. Come lo presenterebbe e cosa le piacerebbe che il pubblico apprezzasse di questo personaggio? Ma oddio, apprezzasse, non lo so, nel senso che non l'ho giudicato e non so se in questo caso quanto si possa imparare da Fofò la mattina. È interessante il percorso, è interessante il percorso che il personaggio fa e quindi è come se fosse un aspetto dell'esistenza di un essere umano. Che magari ritieni di conoscere, ritieni anche osservandolo probabilmente nel film, di riconoscere qualcuno che hai già incontrato nella tua vita e che ti può sorprendere in qualsiasi momento, perché ci sono degli aspetti della nostra esistenza che sono legati a delle zone molto profonde, molto antiche, molto scure, che possono venire fuori in qualsiasi momento e quindi ti puoi aspettare di tutto da un essere umano. Quindi spero, diciamo, che il pubblico che vede il film rimanga un po' incuriosito e affascinato dalla complessità del personaggio, più che magari amarlo o necessariamente fargli simpatia. Sicuramente la simpatia aiuta, insomma, nel condurre la storia. La stagione della caccia è ambientato alla fine dell'Ottocento, ma anche qualcosa di molto moderno. È intriso di Sicilia, però racconta anche qualcosa di molto più universale. Lei come ha vissuto nel personaggio di Fofò questi contrasti, queste dinamiche? Ma nel mio caso, secondo me, Fofò si stacca un po' dalla regionalità, perché il percorso che fa e quindi, diciamo, la sua funzione anche nella narrazione è più legata alla complessità della figura umana. Interagisce sicuramente con figure che invece sono molto più pregne di questa Sicilia e per certi aspetti gli fa quasi simpatia anche la contraddizione di alcuni personaggi e quindi viene attratto, si avvicina a queste figure e in qualche modo vorrebbe anche appartenere a un certo stato sociale. Però una volta che lo conosce, una volta che lo possiede, perché secondo me parliamo nel suo caso di Fofò di un bisogno anche di possedere certe cose, scopre che forse non valeva la pena di compiere delle azioni o di anche soffrire per certi traumi per arrivare a quell'obiettivo là. Non era è come se scoprisse poi che non era quello forse quello di cui aveva veramente bisogno. Quando si ha a che fare con una sceneggiatura tratta da un romanzo storico, per di più scritto da Andrea Camilleri, qual è l'approccio? Si cerca di essere il più fedeli possibile o si sceglie un percorso lungo durante la recitazione che poi si discosta sostanzialmente dal romanzo di partenza? Ma allora, diciamo che io ovviamente ho studiato anche il romanzo per cercare di giustificare e comprendere il percorso nella storia del mio personaggio per avere più elementi che potessero aiutarmi nella costruzione di Fofò. Ovviamente a un certo punto ho cercato un dialogo con Rohan Johnson, il regista, per capire quale fosse poi la scelta reale della sceneggiatura e quindi in qualche modo poi arrivare non a tradire, ma a virare verso la sceneggiatura, perché poi è quello il film. E quindi c'è stato come se fosse un confronto col romanzo, dove ho preso dei colori, ho preso delle fondamenta, alcune le ho dovute evitare perché sennò avrebbero portato da un'altra parte e poi ho cercato semplicemente di immergermi in quella che era la storia del film. Lei ha detto che soprattutto sul set, nella sua attività professionale, cerca di essere il più cose possibile. Che ruolo ha Fofò in questa sua, diciamo,
sfida, se così possiamo chiamarla, di, appunto, di rappresentare più sfaccettature possibili. Ma credo l'immergersi proprio nella follia, nell'irrazionale, che era un ambiente che ancora forse nei miei ruoli non avevo affrontato in questo modo e quindi mi ha consentito di scoprire altre cose.